i tuoi colori in alto porterà. Gentili signori, benvenuti al campo di Faggiano, provincia di Taranto. Siamo a seguire l'undicesima giornata di ritorno del campionato di eccellenza pugliese. Quest'oggi alla struttura del campo tarantino si affronteranno la formazione di casa, l'Hellas Taranto, che vede opposta alla capolista FBC Gravina. Gravina forte della vittoria domenica scorsa del derby contro la Tamura, che l'ha rilanciata ulteriormente in classifica. Sono 6 i punti di distacco sulla immediata seconda in classifica. 1 Maraglino, 2 Cantoro, 3 Sanarica, 4 Carlucci, 5 Camassa il capitano, 6 Cellamare, 7 Sanna, 8 Darcante, 9 Beltrame, 10 De Tommaso, 11 Ferrario. Ancora Rana. Rana elude l'intervento di un avversario, poi viene fermato senza fallo però per il signor, attenzione ancora Mazzilli, la mette al centro, buono. I calciatori dell'Hellas Taranto, parte Sisalli, Anaclerio si fa vedere sul secondo palo, la palla passa di Benedetto, miracolo di Maraglino, ancora Nicola di Benedetto. Frentino serve la voragine, prova a gestire palla il Gravina con calma, Sisalli controlla la palla l'esterno siciliano, quindi Fiorentino di prima intenzione a cercare Rana, il velo per Albano, viene spinto Albano, quindi Palermo ancora per Rana, Rana, grande giocata di Rana, Rana, Maraglino, miracolo di Maraglino, Rana ancora, la palla resta lì, poi Camassa, c'è quasi un blocco del difensore centrale, espone quattro uomini in barriera. Parte De Tommaso, la sua botta in porta, bravo Jesenski però, attento, il numero 1 rischia il giallo Sanna qui, quindi Palermo dentro a cercare Rana, palla buona per Sisalli, l'aggancio di Sisalli, Sisalli, la voragine, l'anticipo, grande anticipo. De Tommaso ha spazio, De Tommaso, avanza De Tommaso, scarico per Beltrame, fermato da Di Benedetto, ancora De Tommaso, prova la battuta lunga, era una buona fatica il difensore ex Bari, ex Piacenza. Riparte il gioco, a palla di De Tommaso, viene toccata da Jeseski, poi Beltrame, il suo... Fiorentino e Di Benedetto sulla palla. Di Benedetto cerca la battuta in porta, rischia il gran gol. Centrale di Benedetto, va Fiorentino, palla morbida ma anche un po' lenta, fa buona guardia Maraglino. Dunque Di Benedetto, Palermo, va lui con le mani, serve la dogana, va la dogana, prova ad addomesticare palla, non è semplice, poi va via la dogana, il suo cross dentro, c'è Scaringella dentro l'area, Maraglino, bravo Maraglino, a Palermo, intanto il finale a Barletta ma soprattutto a Trani con la vigor che vince, che perde 1-0, intanto davanti addirittura l'Hellas Taranto per il fallo non fischiato alla dogana. Chessa alla ricerca di Scaringella, la palla resta lì, poi viene portata fuori, fischia il direttore di gara, termina dunque il punteggio sullo 0-0, gara davvero avara di emozioni quella tra Hellas Taranto e FBC Gravina.